Finisce in parità la sfida del Paolo Poli tra il Molfetta e la Forti Saltamura. I biancorossi di casa non vanno oltre l'1-1 contro i Murgiani, ancora ultimi in classifica, in compagnia del Barletta, in una partita molto contratta e con pochissime emozioni. Partenza migliore per la Fortis, che al sesto si rende pericolosa con la conclusione da fuori di Disenso. Tucci blocca senza problemi. Disenso, che al ventesimo porta in vantaggio i suoi con una prodezza balistica direttamente su corner. Fortis Altamura avanti 1-0 e Molfetta che impatta dopo solo 2 minuti. Assist al bacio di Conte e conclusione vincente di Trigiani per l'1-1. Il Molfetta di Mister Bartoli continua a spingere. Al 26esimo la mira da fuori di Legari è da dimenticare. Al 34esimo sono vibranti le proteste dei padroni di casa per un fallo in aria su Trigiani. Al 39esimo il destro da fuori di Conte trova la pronta risposta di Giannuzzi. Al 43esimo la punizione di Scialpi viene bloccata dall'estremo ospite. Al 48esimo il vantaggio molfettese sembra cosa fatta. Sugli sviluppi di un corner Giannuzzi respinge e Sani deposita in rete, ma per il direttore di gara l'attaccante di casa è in posizione di fuorigioco. Si va a riposo sull'1-1. Nella ripresa è sempre Molfetta in proiezione offensiva. Al 62esimo il sinistro di controbalzo di Legari sfiora il montante. Al 74esimo punizione calciata da Scialpi da posizione defilata. Giannuzzi con un colpo di reni salva la sua porta. Nel finale gli attacchi del Molfetta sono poco incisivi. All'84esimo il destro a giro di Ventura trova ancora una volta pronto Giannuzzi, che chiude la saracinesca. Finisce 1-1 al Poli con il Molfetta che perde l'occasione di agganciare la vetta della classifica in vista della trasferta di Ortanova, mentre guadagna un buon punto la Fortis, che domenica al D'Angelo ospiterà il Deghi.